D'altronde ho sempre amato anch'io le piadine, soprattutto quelle stese, cotte e farcite al momento. È finito? Dai, diamo inizio alla nuova edizione di Travel News 24. Ma questa parla? Che sagoma! No, ma lo sai che serve questo? Per sigillare i pacchi? No, per attappare i buchi che parlano troppo. Ti do una notizia. I movimenti sinuosi dei ballerini e la forza dirompente delle fiamme. In Sicilia il 29 e il 30 luglio va in scena l'International Fire Dancing Festival 2016, il Teatro del Fuoco. Si svolge ormai da 9 anni ogni estate nelle isole del Mediterraneo ed è nato con l'obiettivo di valorizzare il territorio in modo originale e coinvolgente. E la formula, non c'è che dire, è risultata vincente, visto che è stato anche citato nella rivista Forbes come uno dei 12 festival più cool del mondo, quelli insomma per cui vale la pena fare un viaggio. Ah, quindi dici che quello... Non mi fa parlare. Vabbè, tu continua con i pacchi che io magari mi sposto. Edo, ma tu lo sai che qui ogni giorno si selezionano tutti i prodotti per la farcitura? Fantastico. Io invece adesso ti porto in Toscana. Musica, fotografie e tradizioni del territorio. Questi gli ingredienti principali di Musica Strada, la manifestazione che fino al 17 agosto porta nel cuore della Toscana. Nel calendario 14 concerti, tutti gratuiti, con artisti da ogni parte del mondo. A fare da location sono diversi centri della regione, soprattutto del territorio pisano. E poi ci sono le mostre, i workshop di fotografia e l'appuntamento con il gusto. Le serate musicali sono infatti precedute dall'aperistrada, con cene e aperitivi con i prodotti locali. Tutto il programma è su www.musicastrada.it. Ma quasi quasi una forma di parmigiano che dici, se la portiamo a casa. No, ma questa è matta, questa è matta. Edo, ma lo sai che il formaggio tipico che si mette nella piadina è lo squacquerone? Questo lo sapevo ed è un formaggio assolutamente delizioso e io adesso ti porto a scoprire una Liguria che secondo me non conoscevi. Ma dai! Alla scoperta dei teatri storici della Liguria. Nella regione non c'è cittadina che non vanti un proprio palcoscenico. Si tratta di luoghi ricchi di storie fascino, in alcuni casi ancora attivi, in altri in attesa di essere recuperati. Tutte queste realtà sono valorizzate dalla rete dei teatri storici della Liguria, che organizza visite ed eventi, come Anima Theater, di cui stiamo vedendo alcune immagini, che è in programma dal 30 luglio al 2 agosto, con spettacoli multimediali, musica e proiezioni sulle facciate dei teatri di Camogli, Finale Ligure, Imperia, La Spezia, Savona e Ventimiglia. Hai visto? Andiamo? Mangiamoci anche un po' di squacquerone. Assolutamente sì. Ma guardaci un po', siamo in coppia col muletto. Mi ricordo che era titolo di un film. Cosa dici? Cosa stai dicendo? Dai consigli per il weekend, che sono più importanti. Beh, va. A Riolo Terme, in provincia di Ravenna, va in scena la Fiera dello Scalogno IGP di Romagna, con stand, mostre, mercato e spettacoli serali. A Sesto Rilevante, Liguria, torna con la 56esima edizione la sagra del Bagnun di acciughe. Zuppa di acciughe e pomodoro, con galletta del marinaio per una ricetta della tradizione. E infine, se siete nella zona di Latina, fate un giro a Sezze, c'è la sagra della Panzanella. Allora andiamo! Dai, col muletto! No, no, scendi per piacere. Portatela via. Mi piaceva però Gagliardo, a impennare col muletto. La nostra edizione del TG finisce qui. Mandateci le vostre segnalazioni a redazione@travelnews24.it. Piaciuto TG? Molto. E se andassimo a mangiare una piadina insieme, visto? No. Neanche le donne finte, proprio.